Ciao popolo, eccoci qua. Finalmente un video tranquillo in sala da soli dentro casa, resto della famiglia al mare. Io purtroppo lavoricchio, per cui non li ho potuti seguire. Vabbè, prima o poi toccherà pure a me. Oh, quindi oggi questo non è il solito video della rasatura del giorno. Oggi volevo parlare un pochettino di affilature, ma mi è venuta in mente una cosa: più che far vedere un'affilatura, potevo prendere un rasoio X qualsiasi, e vabbè, adesso partiamo e la affiliamo. Sarebbe stato vedere sempre la solita sequenza di pietre che si avvicendano una con l'altra, allora bla bla bla, le impostazioni di base la facciamo con la grossolana e poi passiamo al medio grit e poi passiamo alla finitura. Sì, per carità, forse a qualcuno potrebbe anche risultare inutile, ma io penso che noi 80 sciacattati siamo già nel mestiere, siamo già abbastanza svezzati. Più che altro volevo dare un'indicazione su il mio modo di procedere nell'affilatura e farvi vedere quali sono i punti fondamentali, le cose che faccio sempre, le cose a cui tengo, che reputo importanti per la buona riuscita del risultato alla fine. C'è una cosa che ho visto poche volte in giro, poi su pochi video, forse spiegata un po' più in dettaglio in qualche forum, e volevo approfittare per approfondirla un po'. E diciamo che questo sarà il grosso del video, che è la valutazione iniziale del rasoio. Quindi stiamo parlando di un rasoio appena acquisito. Io qui mi sono portato, mi sono portato un po' di rasoi per far vedere diversi, non tanto difetti, diversi aspetti che ogni rasoio porta e a che cosa io sto attento per valutare se agire in un modo o ad agire in un altro. Se partire dall'inizio, se partire dall'impostazione del bevel, quanto essere invasivo, fondamentalmente anche nastro sì, nastro no, dopodiché tutte queste cose mi vanno a schiarire un po' le idee e da lì decido come procedere e con quale pietre procedere. Andiamo subito a stabilire qualche punto. In caso arrivasse in casa regalato, comprato, vinto su un'asta, su eBay, un rasoio. Ovviamente stiamo parlando di rasoi vintage, di rasoi usati, perché è chiaro che di fronte a un rasoio di nuova produzione uno si aspetta geometrie perfette, angoli imposti dalla fabbrica, ottimizzati per quel tipo di lama, quel tipo di rasoio, insomma, mi sembra ovvio. Parliamo quindi chiaramente di rasoi usati, di rasoi vintage. Allora, io la prima cosa, ma proprio la prima cosa che vado a fare è l'analisi della costa. Ho cercato già di farla in fotografia, se sto comprando qualche cosa, facciamo l'esempio classico, su eBay, è la prima cosa che cerco di guardare in foto, ma poi quando ho il rasoio tra le mani, poi vado a controllare. Guardo prima lo stato d'usura della costa, dopodiché vado anche a guardare lo stato d'usura della costa in relazione allo stato d'usura del filo. E adesso ci spieghiamo piano piano. Adesso facciamo questo esempio. Questo è un classico 6 ottavi tedesco, come ne girano per il 90% degli annunci, per esempio su aste su eBay. Vediamo un po' se da qua riesco a farvelo vedere meglio. Quindi proprio il classico 6 ottavi full hollow,
marca Wiedersal, niente di particolare. Questo è proprio quello che uno si immagina quando parliamo di un rasoio vintage. Questo è veramente il medio rasoio, ok? Allora, prima cosa, vado a vedere l'uniformità della costa e se il consumo è stato uniforme su entrambi i lati. Adesso cerco di farvelo vedere, ma non sarà facile, eh? Anche perché, come al solito, io cieco come una talpa. Allora, vediamo un po'. Riuscite a vederlo? Quindi, la prima considerazione. La costa è usurata. Vediamo su quest'altra camera, forse è meglio. Vediamo un po'. Quindi c'è usura della costa. Ci siamo? Però la vedo abbastanza uniforme. Andiamo a vedere sull'altro lato. Vediamo un po'. Andando a vedere sull'altro lato. Sorpresa! La vedete? Non so se riesco. Aspettate che cerco di inclinarlo. Eccola qua. Guardate, dal centro, andando verso la punta, la costa è molto più usurata. Vediamo di qua se riesco. Comunque non c'è un'usura uniforme della costa. Dal centro in avanti è più usurata, dal centro verso l'indietro è meno usurata. Quindi l'usura di un lato non corrisponde all'usura dell'altro lato. Quindi questo faceva pensare che inizialmente il rasoio sulla pietra non toccava bene il precedente o i precedenti proprietari. Dai e dai, dai e dai, dai e dai, a via di affilare hanno consumato la costa nel punto di maggiore attrito. Però adesso, andando a vedere lo stato del filo, sempre più difficile qui perché è sempre più difficile, mi rendo conto che invece il filo usurato, sì, ma uniformemente. Penso su questo lato si sia visto. Adesso provo a girarlo di qui. Cerco di mandargli sopra un riflesso di luce. Quindi l'usura sul filo c'è, non è eccessiva, ma fortunatamente il filo si è usurato uniformemente. Quindi significa che forse, probabilmente, questo lavoro qui sulla costa è stato fatto dal precedente proprietario proprio per cercare di creare un piano perfetto per fare in modo che il rasoio poggiasse bene sulla pietra. A questo punto, fatte queste due considerazioni, come mi vado a muovere su questo rasoio? Allora, non ha bisogno di interventi correttivi perché è già stato corretto nel tempo. Il bevel è abbastanza uniforme, non è gigantesco, è abbastanza sottile, benché visibile, non è proprio di quelli tra i più sottili. In questo caso, io decido di procedere con un'affilatura con un nastro per non continuare più ad usurare la costa e fare in modo tale che l'altezza di questo bevel rimanga entro queste misure, non rischiare che aumenti ulteriormente. Quindi questo è un caso classico che si può trovare in rete. Adesso, per esempio, ve ne faccio vedere un altro che io ho comprato perché piaceva molto la forma così, senza spalla, che il rasoio senza spalla è elegantino, è carino. Poi, oltretutto, se ricordo bene, aspetti, fatemi guardare, sì, è uno Sheffield, a me gli acciai Sheffield piacciono molto. Oh, qui sarà difficile farvelo vedere, ma qui c'è una grossa usura. Qui c'è veramente una grossa usura sia sul filo che sulla costa. Quindi
Oltretutto, qui c'è un altro difetto. C'è una grossa sovraffilatura dalla parte della punta. Sovraffilatura che si ritrova anche, è difficile mettere a fuoco, eh? Vediamo se da qua ci riesco. Solo che purtroppo quando ve lo faccio vedere nel telefonino messo in basso, io non vedo quasi nulla. Comunque, se si vede bene, altrimenti fidatevi, qui c'è grossa usura di costa e filo. In più c'è anche segno di sovraffilatura. Ci siamo? Quindi questo è un rasoio. Adesso ne parliamo e basta. È chiaro che non lo facciamo, l'ho già fatto quando comprai il rasoio. Questo è un rasoio da poggiare su un piano perfetto, da poggiare su un piano di vetro, sul piano che magari uno usa, il piano di marmo che uno usa per le lappature, quindi su un piano che ritenete perfetto e vedere se quantomeno la lama, il filo tocca uniformemente sulla pietra, altrimenti c'è da fare dei piccoli interventini per riportarlo in geometria. Ovviamente, dato lo stato d'usura importante, questo sicuramente è un rasoio che andrà affilato con un giro di nastro. Oh, vedete che il nastro già l'ho già nominato. Io non sono un grosso amante del nastro, però già è la seconda volta su due esempi che lo nomino. Per cui leviamoci un attimo. Per chi ce l'avesse, chiaramente, qualche piccolo dubbio sul nastro. Nastro non è necessario in assoluto. Un buon rasoio che è in geometria, che esce bene dalla fabbrica, con uno stato di usura uniforme, può essere tranquillamente affilato senza nastro. Perché? La geometria imposta si mantiene anche durante l'affilatura perché tanto si va a consumare acciaio sul bevel, tanto se ne va a consumare sul dorso. Quindi i due punti che toccano sulla pietra, se voi fate il conto, la lama non è perfettamente piatta, ma è scavata da un lato e scavata dall'altro, per cui quando il rasoio tocca sulla pietra, tocca fondamentalmente in due punti, tocca sul filo e tocca sul dorso, andando a lavorare, stando attento alle pressioni. Poi, se il rasoio sta bene, non c'è bisogno di asportare tutto questo materiale, non c'è bisogno di partire sui pietroni da 1000, se il rasoio sta bene, si affila dai 5-8 mila in su e prende subito il filo con facilità. Per cui, diciamo, un rasoio che sta bene, io preferisco non utilizzare nastro. Quando è che si va quasi obbligatoriamente ad usare il nastro? Con molature molto piene. Ed è facile anche capirlo senza fare grossi esempi. Se io ho un rasoio che non è scavato, che non ha una grossa ammolatura, che non ha un grosso incavo, ma è quasi un triangolo perfetto, fate conto, questo è uno dei due lati del triangolo formato dal bevel. In questo caso è veramente dritto, sarebbe un cuneo perfetto, no? Ma è ovvio che se io ho un rasoio a molatura piena, near wedge, quindi quasi zero di molatura, andandolo a poggiare sulla pietra, poggerà per gran parte della sua lunghezza. Di conseguenza non verrà mai un bevel piccolo, verranno dei bevel sempre importanti, bevel che possono superare tranquillamente il centimetro. Che per carità non influisce minimamente sulla qualità di taglio, diventa solamente un, chiamiamolo, difetto
estetico che io, nei limiti del possibile, cerco di evitare. Per cui, quando mi trovo di fronte a un rasoio a molatura piena, preferisco utilizzare un giro, a volte anche due se serve, di nastro per cambiare l'incidenza del filo sulla pietra e fare in modo tale che il bevel rimanga più basso possibile. E qui il branca. Sta attento anche a un'altra cosa, però attenzione, quello che vi sto per dire non è una regola universale, è una regola mia e già sto parlando con altre persone che ognuno ha il suo numerino magico. Cioè, è ovvio che io ho un rasoio con una geometria imposta. Se io uso un giro di nastro qui, nella parte larga, sul dorso del rasoio, no? Lo stiamo guardando, diciamo, dalla punta. Se io qui vado a mettere un giro di nastro sul dorso, sto praticamente aumentando l'angolo dello spessore del nastro, del doppio dello spessore del nastro, perché il nastro, spariamolo a cavolo, allargherà questo angolo di 1 mm sul lato e di 1 mm sull'altro lato. Per cui l'angolo di bevel, se la fabbrica me l'aveva imposto, l'aveva organizzato, l'aveva studiato con questo angolo, andando a lavorare col nastro, l'angolo cambia, l'angolo aumenta. Spero di essere riuscito a farmi capire. Dice, vabbè, se il rasoio sta bene, poco male, vorrà dire che inizialmente erano 17 gradi, diventano 18. Sto dando i numeri all'otto, ma comunque è un buon angolo utile per la rasatura. Ma quando noi abbiamo tra le mani un rasoio usato, per questo ho portato i due filarmonica, ve l'avevo già detto qual è il problema di questi due, e ve lo ripeto. Anzi, finiamo il discorso. Quando io mi ritrovo davanti, mi ritrovo per le mani un rasoio usato, io non sono sicuro se l'angolo che mi ritrovo è l'angolo originario imposto dalla ditta, o l'angolo è già cambiato perché quel rasoio ha già subito degli interventi, magari c'era, si era creato qualche dentino, no? Qui sul filo, e gioco forza, in fase di restauro questo rasoio è stato ribassato di quel decimo di millimetro o più necessario per togliere la dentinatura sul filo. In quel caso il dorso, lo spessore del dorso è rimasto lo stesso. L'altezza del rasoio si è accorciata, quindi il filo è risalito, per cui se l'angolo inizialmente era di un certo grado, adesso quell'angolo sarà già aumentato. Se l'angolo è già aumentato perché nel corso degli anni quella lama ha avuto qualche problema, e io oltretutto a questo angolo già aumentato vado a fare ulteriore spessore con uno o due giri di nastro, non faccio altro che aprirlo ancora di più. Allora, detto questo, ritorniamo a quello che vi stavo per dire, la regoletta del branca. Io cerco, per la mia pelle, per esperienza, per le pietre che uso, io cerco di stare in un angolo che oscilla tra i 17 e i 18 gradi. Vi ripeto, non lo trovate scritto da nessuna parte, da nessuna parte. Però ho visto, per esperienza, mi sono messo lì col calibro, ho messo i numerini, dorso 6, altezza 19 e mezzo, risultante. C'è un fogliettino Excel che si trova dappertutto con la formulina già imposta, basta mettere i due dati e vi tira fuori l'angolo di bevel. Per esperienza ho visto che stando tra i 17 e i 18 gradi, io riesco ad ottenere delle
grandi affilature, non sempre, certe volte la mano mi trema, però quando mi vengono bene, mi vengono fuori rasoi molto molto taglienti e oltretutto con un filo che ha una buona durata nel tempo. Cioè, perché vi nomino la durata? Vi nomino la durata perché anche la durata è funzione dell'angolo ed è facile capirlo. Un angolo molto acuto, adesso fate finta che il rasoio sia a filo in su, quindi un angolo molto acuto sarà un angolo sicuramente molto tagliente, ma sicuramente delicato. Un angolo più aperto perde leggermente di taglienza, ma acquista in forza, acquista in robustezza. Tant'è vero che voi non vedrete mai un'ascia, un'accetta full hollow, gli attrezzi che devono resistere, attrezzi taglienti che devono resistere agli urti, hanno sempre un angolo di taglio molto elevato. Attrezzi che devono essere più taglienti, ma non devono fare forza su materiali duri, avranno un angolo sempre più stretto rispetto agli altri, chiamiamoli utensili. Ci siamo? E ritorniamo adesso ai due filarmonica. Cioè, perché ve l'ho portati? Perché vi racconto la storia rapidamente di questi due rasoi. Io inizialmente presi questo filarmonica qui. Arrivò a casa la perfezione. Questo è un rasoio che mi ha fatto innamorare subito dal primo giorno. Tra l'altro, molto, molto ben conservato. Mannaggia, non riesco mai a mettere a fuoco. Vediamo se. Eccolo qua, forse ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, ben conservato, lo stencil bello visibile. È un rasoio che è andato immediatamente bene, che non mi ha dato nessun problema. Per conservarlo così, visto che aveva usura praticamente zero e in condizioni praticamente NOS, ho cominciato ad affilarlo con un nastro. Ma ripeto, non perché aveva bisogno del nastro, per cercare di salvaguardare il più possibile l'estetica. E mi ha dato da subito ottime affilature, tra l'altro con facilità, è un rasoio che si è affilato subito molto bene. Sull'entusiasmo dell'acquisto, che cosa ho fatto? Ne ho comprato il secondo. C'era un'occasione, era ben pagato, oltretutto usciva da mani esperte, ovviamente non faccio il nome, decido di comprarlo. Anche qui, senza perderci troppo tempo, sapevo che era in geometria perché era stato restaurato, era passato per le mani di una persona in gamba, di una persona che sapeva il fatto suo. Allora, senza perdere tempo, dico, ho messo il nastro a quello, metto il nastro anche a questo, uso la stessa piramide, le stesse pietre per affilarlo, quando lo vado a provare non ottengo gli stessi risultati. E adesso? E adesso il motivo ve lo faccio vedere, se ci riesco, perché non è facile. Questo è un filarmonica. Questo l'altro. Cerco di metterveli pari, vicini tra di loro. È difficile. È difficile farvelo vedere. Vediamo se metto un supporto qui dietro. Forse si vede, forse si vede. Aspettate che sposto anche l'obiettivo per centrarli. Lo vedete? Credo che si veda. Una lama è stata ribassata. Una lama è molto più bassa dell'altra, ma molto, messi una a fianco all'altro, vi assicuro visivamente,
voglio provare a fare una cosa, fare un'altra prova. La lama più alta la metto dietro e la lama più bassa la metto davanti. Vediamo un po'. La vedete? Quindi, che cosa è successo? Che mentre questo, che era già in geometria, aveva mantenuto un ottimo angolo, anche aumentando di quel mezzo millimetro, diciamo un millimetro totale, perché di solito un nastro isolante me lo sono andato a misurare mezzo millimetro di spessore, il nastro isolante standard da elettricista che si trova nei negozi, quindi messo a ponte è mezzo millimetro da un lato, mezzo millimetro dall'altro. Quindi aumentando di un millimetro rimanevo in un buon angolo di bevel. Questo che era già ribassato, per cui già portava un angolo più grande rispetto a questo, oltretutto aumentato il dorso di un altro millimetro, veniva un angolo troppo importante, per cui sì, si affilava facile, sì, arrivavo alla finitura. Poi quando lo andavo a provare sul viso, non mi dava le stesse sensazioni di questa. Ci ho messo un po' a capirlo, perché adesso è facile, adesso ce l'ho tutte e due, sto qui, l'ho fatti, l'ho misurato, l'ho visto, ma all'inizio io sono andato a fiducia, ah bello bello il fisarmonica, ah bello bello pure questo, quindi adesso faccio le stesse cose che ho fatto con quell'altro e ci ho sbattuto la faccia. Adesso che so il motivo, allora ho cambiato. Questo fisarmonica, continuo ad affilarlo con un nastro, vi ripeto, per questioni di estetica. Questo ha ripreso vita, è diventato anche lui favoloso nel momento in cui ho tolto il nastro. Quindi non ho allargato ulteriormente l'angolo di bevel, l'ho lasciato così come è stato fatto in fase di restauro. E va benissimo. Quindi, per concludere, no? Nastro sì, nastro no. Se è possibile, per me nastro no, ma non bisogna, come al solito, ve l'ho già detto tante volte, andare per dogmi di fede. Quando una cosa serve, si usa, per cui non ho molto piacere ad affilare con il nastro, però all'occorrenza si mette il nastro. Ho portato un ulteriore rasoio. E qui finiamo subito la parte. Oggi il video non verrà piccolino, eh? Non ve lo faccio fiumi di un'ora, però almeno altre due cosette le devo dire, oltre che alla valutazione, o se no mi devo fermare, la valutazione del rasoio, e poi il resto lo facciamo un'altra volta. È probabile facciamo così. Vi ho portato un altro rasoio, perché questo va valutato, cioè questo, scusatemi se non vi dico che è, vi ho portato un camisoli, ok? Questo è il camisolio della Tova. Il fatto che sia manicato all'occidentale non significa nulla. La lama è una lama, è un camisoli, come tutti i camisoli è asimmetrico. Vediamo se ce la faccio a farvelo vedere. Forse vediamo di qua. Vediamo un po'. Comunque, fidatevi, è una lama classica camisoli. Quindi con un lato omote e un lato ura. Quindi perché? Perché sapete, no, che i camisoli sono stati forgiati in questo modo, gli è stato imposto questo angolo che è diverso da un lato all'altro, perché andrebbero usati di preferenza solo e soltanto da un lato. Ok? Quindi andrebbe usato dal lato omote. Il lato ura è quello, non in questo caso. Ma è quello che porta i kanji di solito, è quello che porta le iscrizioni, soprattutto nei camisoli tradizionali. Questo di diverso ha solo il fatto della manicatura all'occidentale, però parliamo di lama. Qui, quando andiamo a valutare il camisoli, dobbiamo fare un minimo di attenzione, perché non è istintivo ed immediato come i rasoi a molatura, chiamiamolo occidentale. Sì, il camisoli lo dobbiamo andare a valutare leggermente in modo diverso. Perché? Perché si affila in modo diverso, per cui ci dobbiamo aspettare delle usure differenziate da un lato all'altro.
Molto probabilmente anche rasoi molto sfruttati, camisoli molto sfruttati, avranno un lato ura che si presenta bene con pochissima usura. Quindi un dorso ed un filo con pochissima usura. Infatti stateci attenti, quando vedete un annuncio di un'asta, state attenti se viene fotografato, se vi viene presentato con le fotografie di tutti e due i lati. Se vi viene fotografato solamente con il lato ura visibile, lasciate perdere, sotto c'è la fregatura. Perché l'usura del camisori si vede dal lato omote, dal lato usato. In preferenza per radersi. Il camisoli nasce per radersi con il lato mote sempre dalla parte del viso. Che poi, detto tra di noi, io uso pure l'altro lato. Funziona lo stesso, perché alla fine è un filo che tocca sul viso, non è che ci sia tutta questa differenza. Però questo nasce asimmetrico per questo motivo, perché va utilizzato solo sul lato mote. Una volta ve l'ho spiegato sui vecchi video, no? Mi sono andato a documentare perché il nobile giapponese, comunque il signore educato giapponese, il signore di buona famiglia, non si sarebbe mai fatto la barba da solo, se la sarebbe fatta fare o dal barbiere o dalla concubina, dalla geisha, dalla moglie, ma comunque non si sarebbe fatta mai da solo. E avere una molatura così asimmetrica, quindi avere un lato che taglia di preferenza, è molto più comodo per fare la barba a chi ti sta di fronte, perché si riesce sia su una guancia sia su un'altra, si riesce sempre a imporre l'angolo migliore. E visto che questo angolo è più aperto, adesso vediamo perché, è più aperto rispetto a quest'altro. L'inclinazione è diversa, che l'inclinazione che va impostata, non si corre il rischio, non sia mai a Cristo, di toccare con la mano il cliente. Se usando questo lato devo imporre un certo angolo sulla pelle, utilizzando un angolo più aperto, devo cambiare l'incidenza della lama. Per cui ho più spazio tra la mia mano e la pelle. Fissazioni orientali. Vabbè, abbiamo già divagato troppo e dopo 33 minuti non si può divagare. Allora, vi dicevo, lato ura è sempre il lato che sta meglio, perché l'affilatura va fatta sul lato mote. È un'affilatura asimmetrica, così come asimmetrica la lama, cioè con un maggior numero di passate sul lato mote e un minor numero di passate sul lato ura, anzi sul lato ura servirebbe giusto quel minimo di passate per togliere la bava, togliere il ricciolo che si potrebbe formare, anzi che si forma affilando su questo lato. Anche qui non vi do ricette, perché ne ho sentite di tutto e di più. Chi fa 10 a 1, chi fa 3 a 1, quindi 3 passaggi sul lato mote e uno sul lato ura, chi arriva a 10, poi chi c'è sta tutta con le formule intermedie, chi fa 10-3, chi fa 5-2, insomma, ognuno con le sue lame. Trova la sua formulina magica. Io onestamente neanche le conto, perché io onestamente non conto mai. A me è il rumore, la vibrazione, la lama che mi deve dire. Quindi faccio un po' di passate, poi ogni tanto giro la lama, per cui affilo sul lato mote, ogni tanto giro, una, due, tre, quante cavolo me ne gira per ridistendere il filo che si era ripiegato su se stesso, per togliere la bavetta, per togliere un po' di sporco, e poi ricomincio e vado a suono, vado a orecchio, vado a vibrazione. Comunque, ritorniamo a noi, perché sennò qui non lo chiudiamo mai sto video. Anzi, a proposito, guardate, vi giuro, scusate se faccio un'altra parentesi, avevo portato le pietre,
avevo portato, mi ero sistemato, volevo farvi vedere qualche punto di affilatura proprio su questo, che è quello più sciagattato di tutti, quello senza spalle, senza spalla, che sta messo male. Per cui saremmo partiti dall'affilatura di base, ci saremmo fatti un 8000 ibrido per gran parte dell'affilatura e avremmo fatto la finitura con la nuova Nakayama, con l'atomo di Shobu, però mi rendo conto che non si può cominciare in affilatura dopo 35 minuti. Quindi questa oggi la dedichiamo tutta quanta alla valutazione iniziale del rasoio, fondamentale, perché è quello che serve poi, è quello che ti dà lo spunto per decidere come agire in affilatura. Se non viene fatta una buona valutazione iniziale, l'affilatura, state tranquilli che bene non viene. Ok, detto questo, concludiamo, perché se no abbiamo lasciato il discorso a metà, quindi concludiamo con il camisori, che a saperlo, riapro parentesi, manco mettevo due cellulari che mo mi tocca montare il video, perdo tempo, ce la facciamo mai chiacchierata, vabbè, vale per la prossima volta. Quindi lama simmetrica, si affila in modo asimmetrico, lato moto e lato ora, quindi è normale aspettarsi una maggiore usura sul lato mote. Il lato ura 99 su 100 lo troverete sempre a posto. La valutazione va fatta sul lato mote, che come vedete, allora, il lato ura porta il dorso, la parte che tocca del dorso proprio a fine lama. Il lato mote porta la parte del dorso che tocca sulla pietra dopo più o meno, diciamo, un centimetro, vediamo se da qua sotto si riesce a vedere meglio. Ed è questa differenza di molatura che dà la simmetricità della lama. Per cui, andandolo a vedere questo camisori, se ce la faccio a farvelo vedere per bene, vedete che sul lato omote c'è un angolo maggiore, sul lato ura c'è un angolo minore. La lama sale più o molto in verticale rispetto a questa invece che allarga, arriva al punto di massima larghezza e poi ritorna su. Per cui dobbiamo andarci a controllare questo punto e questo lato del bevel. Essendo chiaramente più corto il rasoio qui, se noi lo misuriamo, questo magari misurato tutto è un 6 ottavi, di solito sono 5 ottavi. Ah, però tanto per dare i numeri, quelli che abbiamo sempre in orecchie, se sul lato ura vado a misurare e è un 6 ottavi, prendo il calibro, lo metto da qui a qui. Se vado a misurare sul lato mote, è sempre da qui, ovviamente, ma fino a qui, non fino a sopra, fino a qui, per cui è molto più basso. Ricordate il discorso di prima, essendo una lama più bassa, con una molatura meno accentuata, con una molatura meno esasperata, andando a toccare sulla pietra, è normale, gioco forza, che un lato del bevel sia più grande dell'altro. Però anche lì bisogna cercare di mantenersi quantomeno esteticamente entro certi livelli. Questo è un camisole che ha usura praticamente zero, questo è uno che sta veramente bene. Aspettate, ne vado a prendere uno di quelli tradizionali, tanto il video lo taglio, non fa niente che adesso rimane l'immagine vuota. Eccomi qua. Allora, sono andato a prendere un paio di camisoli per farvi l'ultimo esempio. Allora, camisoli classici. Oh, io questo non l'ho voluto risistemare, non l'ho voluto restaurare, primo perché ancora sui lavori invasivi non mi sento pronto, non ho le attrezzature, avevo paura di fare danni. Questo l'ho comprato tanto tempo fa, è stato uno dei miei primi e forse questo mi ha fatto capire a che cosa dovevo stare attento per i successivi acquisti. Guardate, qui
c'è già un lato ura abbastanza consumato. Vediamo se da qui riesco a farvelo vedere. Maledetto. No, maledetto a me che neanche con gli occhiali vedo più. Comunque, chiaramente non siamo. Vediamo se riesco. A farvelo vedere. Comunque, vedete che grossa usura che c'è qui sopra. E questo è il lato ura. Però immaginate cosa c'è dall'altra parte. La guerra. Guardate il grado di usura di questo camisolio. Vedete il bevel quant'è gigantesco? Però vi posso assicurare che anche con un bevel così grande, solatoio taglia alla perfezione, taglia benissimo. Quindi il difetto è solamente estetico. Quindi questo era un rasoio comprato per inesperienza, diciamola tutti, nessuno nasce imparato. Questo è già un rasoio che ha l'usura normale per l'età che ha, per cui un lato ura, vediamo se come al solito si riuscirà a mettere a fuoco, mai nella vita. Quindi un lato ura assolutamente non consumato, quasi perfetto, e l'usura viene portata invece su, eccola lì, la vedete, sul lato omote. Ma ci sta, stiamo parlando di strumenti tradizionali, antichi, usati, quindi non stavano lì a prendere polvere in bella mostra. Oh, quindi attenzione. Anche qui la valutazione va fatta, ve lo ripeto, sul lato mote, sì, anche sul lato ura, per carità, però è il lato mote che vi deve dire come è stato affilato, quanto è stato affilato, se è stato utilizzato per bene o se è capitato in mano un pazzo scatenato come me, insomma, che non è capace a fare niente, però vuole provare a fare tutto. Oh, e concludiamo pure lì il discorso del nastro. Il discorso del nastro, bel nastro asimmetrico, oppure qua, decidete che comunque vi piace, decidete che comunque il taglio può andare bene, può essere migliorabile, è ovvio, anche lì il nastro deve andare a sfiorare solamente scusate, il dorso dal lato ura e deve avvolgere quasi mezza lama sul lato omote, perché comunque dovete superare il punto dove il dorso tocca la pietra. Ma questa era una banalità intuitiva, però c'eravamo, abbiamo detto. Allora, boys, ve l'ho detto, mi dispiace, oggi avrei voluto fare un tipo di video totalmente diverso, avrei voluto parlare un po' più di pietre, un po' più di affilatura nel senso stretto del termine, però parlando di valutazione iniziale del rasoio, che era una cosa che mi premeva, ma fosse altro perché non sono mai riuscito a trovare più di tanto in giro, perché spesso tante cose si danno per scontate. Spesso c'è gente che si avvelena l'anima, no? Che dice io non riesco a filare questo, io non riesco a fare quest'altro, o se la prende con se stesso, se la prende con la pietra, ma in realtà non ha guardato bene il rasoio. Quindi perdere un attimino di tempo quando il rasoio entra per la prima volta dentro casa per valutare quali sono i punti forti e i punti deboli, a che cosa stare attento, perché non esiste una sola affilatura, ma pensata e organizzata un'affilatura propria per quella lama, soprattutto la prima. Che altra cosa che avrei voluto dirvi oggi parlando di pietre, perché non pensate che tutte le sante volte, ah, oggi ho riaffilato il rasoio X, oggi ho riaffilato questo e si riparte
un'altra volta dalla base. No, perché una volta fatta, la prima volta che entrai dentro casa, una buona affilatura, una buona impostazione del bevere, una volta deciso di come procedere, quando questo perderà il filo, comincerà a stentare un attimo, uno comincerà a sentire qualche impuntaturina, l'affilatura va fatta. Se uno la fa qualche volta di più, cioè non aspetta di farlo decadere molto, basta fare la finitura finale, basta di dargli la passata sull'ultima pietra della finitura, magari insistendo qualche minutino di più. Se invece uno ha aspettato un po' troppo dal momento in cui il rasoio comincia a perdere prestazione, non mi veniva la parola, e allora magari si riparte dalla zona dell'8000. Quindi gli si ridà una bella taglienza ignorante che poi si addomestica con la finitura. Ma non si riparte più dalla base, non si riparte più dall'impostazione del bevel. Deve succedere qualche cosa di brutto, deve cascare, deve fare un dentino, deve sbattere da qualche parte, se deve scheggiare il filo. Quindi capite che la valutazione del rasoio è importante perché la prima volta farete l'affilatura completa a portare via parecchio acciaio, a dare bene l'angolatura, il calcolo sull'angolo del bevel, ve lo fate una volta sola. C'è tanta gente che non se lo fa proprio perché c'ha l'occhio fino e capisce da solo. Io ancora sono ignorante, prendo il calibro e me lo vado a misurare. Arriverò forse pure al punto, pure io al punto di vedere l'occhio. Comunque, capite che vi sto dicendo? Per cui è fondamentale, fondamentalissima. Ricordatevi sempre questo esempio: sembravano gemelli e gemelli non erano. Quindi è fondamentale la valutazione dello stato iniziale del rasoio, perché a seguito di quella valutazione verrà fatta forse l'unica affilatura completa su quella lama, e una volta imbroccata quella, avrete per sempre una signora lama dentro il cassetto. Ogni tanto andrà rinfrescata un pochino, ogni tanto una pietruzza da finitura, ogni tanto forse un'ottomina proprio se l'avete trascurata un po' più del dovuto, ma l'avete impostata quel giorno che entrò a casa. Ok, allora per oggi concludiamola così, facciamo finta che le pietre no, che facciamo finta? Le pietre le tocchiamo un'altra volta, quindi così come oggi abbiamo visto qual è il mio pallino, quali sono i miei pallini per la valutazione di un rasoio quando arriva a Casablanca, non a Casablanca, a Casabranca, ci provate, che a Casablanca non ci sono andato mai e manco ci voglio andare, soprattutto perché ci stanno i clini che se siamo capiti. Almeno una volta negli anni 80 così si diceva, mo non lo so dove va. Devo dire, una stronzata, ma la devo concedere, una devo dire. Quindi, stavolta abbiamo fatto questo. Poi, prossimo video vi faccio vedere quali sono i pallini miei durante l'affilatura, magari che cos'è che mi fa pensare che l'affilatura di base è finita, perché vado a prendere un pietrone e non ne vado a prendere un altro, se vi interessa, se no diremo subito, Mauro, lascia perdere perché e ce ne può fregare. Ok, non mi fate perdere altro tempo, che sennò è peggio per voi e pure peggio per me, perché poi montasse un video da un'ora ci vuole la mano di Dio. Detto questo, vi saluto. E come al solito, oggi no, perché la barba l'ho fatta ieri, è cala, eh? L'ho fatta ieri, a vedere? No, le brancalame, no? Però ci vediamo domani per un'altra sbarbatella in compagnia. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, popolo!